adesso. Poi Sandro ci leggerà la motivazione. Adesso. Tanto sono delle belle signore. Grazie. Lui può, è singolo. Lo fa già di tutti. Diciamo che hai baciato tutto il mondo. No, due parole da parte mia, ma anche da parte dell'assessore di Ciaccio, di Berna, consigliere Magnuzzi, Luciani, da parte del dirigente Zangrillo, assessore Ciano. Ma mi ha molto colpito questo gesto del pane, molto bello. Pensate che nell'antica, nelle prime comunità cristiane, c'è proprio questo spezzare il pane. E noi stasera lo mangiamo proprio spezzato. Spezzato. Tutti insieme. Spezzare il pane. Tant'è vero che poi quando ite missa est, si diceva in latino, ite missa est, era il pane che poi si portava, diciamo, ai cum panis, ai compagni. I compagni, 2000 anni fa, i compagni, non erano i comunisti di oggi o di ieri, avanti ieri. I companis, i compagni, erano i cristiani, quindi cum panis, perché dividevano, spezzavano il pane. Poi un'altra tradizione molto bella è questa: sapete perché per gli ortodossi domani è Natale, il giorno dell'Epifania? Per noi è l'Epifania, per loro è Natale, perché l'Epifania è il giorno della rivelazione. Cioè, in realtà Gesù non, sì, è vero che è nato prima, ma è il giorno in cui si rivela al mondo, è l'Epifania, la conoscenza, il giorno in cui i magi conoscono finalmente Gesù. Quindi queste tradizioni sono molto belle, cioè è una differenza fra il mondo occidentale e il mondo orientale. Loro sono gli ortodossi, noi siamo i cattolici, però sono cose belle e queste cose ci uniscono, non ci dividono. Ci arricchiscono, questa è una cosa fondamentale, cioè ognuno ha la sua tradizione, ma sono tradizioni che affondano le radici in millenni di storia, il cum panis, questo pane con la figura del Cristo, questo discorso dell'Epifania per esempio, la rivelazione, no? Ecco, questo è molto molto bello. Poi volevo dire una cosa importante, io qui vedo anche dei bambini, non mi aspettavo i bambini, tanto non mi aspettavo nemmeno voi in costume. Sì, è bellissimo. La seconda parte è fanno per bambini. Ma poi voglio dire anche un'altra cosa: abbiamo notato noi gaetani, grazie a Gaeta Mia, eccetera. Abbiamo notato che gli usciusci non sono solo da Gaeta, cioè, avete sentito, ecco, anche qui un qualcosa, una tradizione che anche questa ci unisce, perché troppo spesso noi andiamo a vedere sempre quello che ci divide. E noi andiamo a vedere invece quello che ci unisce, che diventa ricchezza, la diversità è ricchezza, non è un detrimento. Però dicevo, vedevo i bambini. Allora, ai bambini voglio chiedere, intanto come si chiamano? Come ti chiami tu? Piccolo. E quanti anni hai? Sei. E dove sei nata tu? Dove sei nata, Nicolo? A fondi. Vabbè, questo è l'unico difetto che hai, voglio dire. Cioè, Nicole, tu quando diventerai grande lo capirai cosa dire. Ovviamente dico scherzo, ma sei nato a Fondi, beh, sei nato in Italia, sei nato in Italia, nel nord del Regno del Sud. Mi fai vedere chi è mamma tua? Non ci sta. Non c'è, vabbè, però sto lavorando, ma è qui. Tu come ti chiami? Stefania. E di dove sei nata tu? In Romania. In Romania, tu invece? Romaniana. Anna, in Romania sei nata. Tu invece? In Romania. Romania. Ma guarda che fate un balletto romeno qua. Non avete preparato niente voi. E poi vediamo ancora tu. Non c'entra. C'entra. Va bene, poi. Allora, noi qui abbiamo bambini. Sindaco, tra un po' arriveranno tutti i bambini, perché l'abbiamo visto nella seconda parte, perché arriva la Befana. Allora, quei bambini. Quindi arriveranno. Però voglio già mettere in evidenza una cosa: questi sono bambini, sono un tesoro di tutti quanti noi, non solo dei loro genitori. Questi bambini non sono solo dei genitori. Questi bambini
il futuro dell'Italia, perché lei è nata in Italia, va bene, gli altri non sono nati in Italia, ma sono tutti il nostro futuro. Perché la patria sì, non è il luogo, non è più il luogo dei nostri padri. Questo significava padre una volta, la patria era il luogo dei nostri padri. Oggi invece quello che conta è la Repubblica Italiana, lo Stato italiano, e nello Stato italiano ci sono quelli che avevano i padri italiani, ma anche quelli che avevano i padri moldavi, padri e madri, padri rumeni, padri ucraini, padri albanesi, padri marocchini e padri non so di quale altro paese del mondo. Questo è un fatto molto importante. Allora io sono fiero che a Gaeta abbiamo dato a disposizione questa piccola sede. Maria e voi tutti ci perdonerete se non abbiamo trovato una sede più grande. È sempre un passo avanti, è già un passo in avanti. Deve venire, si troverà una cosa ancora più grande, però è molto importante, perché se noi vogliamo creare una nazione, una repubblica democratica, questo si crea attraverso la solidarietà e la convivenza di tutte le persone, di tutti i cittadini. Voi siete cittadini a pieno titolo insieme con noi, e insieme con noi e noi insieme a voi, ecco l'associazione Insieme Immigrati in Italia. Noi insieme a voi dobbiamo costruire un futuro migliore per chi? Soprattutto per questi bambini, questi come tutti i bambini che oggi stanno girando per Gaeta e per l'Italia. Quindi abbiamo un grande compito, noi e voi messi insieme. Quindi la patria non il luogo dei nostri padri, ma lo Stato, la Repubblica Italiana, un luogo della diversità, dove la diversità è ricchezza, ci si mette tutti insieme. Io conserverò questo pezzo di pane, sono contento anche della signora che mi ha dato il fazzolettino, la ringrazio, sarà molto gentile. Non lo mangerò, lo porterò con me in comune, perché questo pezzetto di pane, che ho spezzato questa sera con voi, mi darà, come dire, sempre il ricordo di aver spezzato nella vigilia di Natale vostra, una cosa molto importante, e mi farà capire che io sono sindaco di Gaeta, sindaco dei gaetani, e voi siete gaetani. E quindi è un pezzo che stasera abbiamo condiviso: chi è nato a Gaeta, chi non è nato a Gaeta, come me, perché anch'io sono nato all'estero, io anch'io sono figlio di migranti, perché come i gaetani sono stati emigranti, voi oggi siete emigranti, come noi siamo stati accolti, noi oggi dobbiamo accogliere voi. Quindi io porterò questo pezzo di pane sulla mia scrivania come il segno della solidarietà, della convivenza bella, costruttiva, in particolare per noi, ma soprattutto pensando a questi bambini. E sono contento che più tardi faremo anche la festa della Befana per i bambini. Grazie e buona festa a tutti. Perfetto. Sandra, attacca il filmino, così vediamo tutti.